Ragazzi, tranquilli perché ancora 2 giornate e la stagione finisce, anzi non finisce, perché poi c'è la sentenza di giugno dopo la sentenza di oggi. Dai ragazzi, però adesso veramente, stasera abbiamo assistito a qualcosa di surreale, al di là del punteggio che è veramente surreale, figlio di una situazione surreale e quanto possa influire una situazione di una sentenza che, cioè, come avevamo pronosticato, arriva praticamente durante il riscaldamento. È bastato quello che ha detto Mourinho, no? Che si è detto anche dispiaciuto per Allegri, per la Juventus stessa, per il fatto di non aver, di aver conseguito sul campo determinati punti. E lui ha detto: se avessimo saputo prima, questo è uno scherzo, se avessimo saputo prima della penalizzazione, avremmo approcciato le altre partite in maniera diversa. Quindi che sia un campionato ormai falsato mi sembra evidentissimo. Non sto cercando né scuse né attenuanti, ragazzi, qui è un dato di fatto. Vai in campo con una sentenza che ti dice che tutto quello che hai fatto viene, a tutto quello che hai fatto vengono tolti 10 punti, così, ma senza tra l'altro un nesso logico, no? Perché vengono prosciolti i dirigenti per i quali era stata richiesta una pena di 8 mesi di inibizione, eccetera, vengono prosciolti e però vengono mantenuti 10 punti di penalizzazione, cioè c'è proprio il criterio della proporzionalità, boh, è andato veramente a quel paese per usare delle espressioni più scurrili che non mi sento di utilizzare questa sera. Tant'è vero che la Juve probabilmente andrà a fare ricorso ancora al Collegio Arbitrale del CONI una volta che verrà a conoscenza delle motivazioni anche di questa sentenza. La partita di stasera, ragazzi, si commenta da sola, cioè è tutta racchiusa in quel minuto in cui Vlahovic prende il 17° palo stagionale di squadra. Palo è sempre un tiro sbagliato, per carità, lo dico sempre anch'io, ma è il meno sbagliato di tutti. Prendi la porta, perché se è vero che la riga dell'area vale l'area, è altrettanto vero che il palo e la traversa sono porta e di conseguenza prendi la porta ma non va dentro. Io non dico che dovevano essere 17 gol, però insomma, ma sta tutto lì, no? È come se ci fosse tutta la stagione della Juve, cioè tu cerchi di costruire e crolli, perché subito dopo c'è il fallo da rigore di Milik, giudicato tra l'altro anche qui su DAZN in maniera un po' superficiale da Marelli, ricorda il rigore dato ieri a Immobile, però va bene, insomma. Ragazzi, veramente, adesso argomentare su questa partita mi sembra riduttivo, cioè nel senso, adesso è arrivato il titolo, la Juve cade a Empoli, cade, è proprio caduta, ma proprio è caduta lei, cioè è caduta. Cioè, non si poteva, io l'avevo detto, ragazzi, io l'avevo detto proprio nel video post a Siviglia, eccetera. Adesso il rischio qual è? Quello di un crollo verticale, proprio in seguito al fatto che sarebbe arrivata anche questa nuova sentenza di penalizzazione. Poi è vero che, cioè, alla fine la traversa di Vlahovic, loro segnano, va in attacco, Bremer sotto porta, la spara alta, tornano di là e segnano il 2-0. Cioè, è veramente, sì, il gol del 2-0 è veramente inconcepibile, come inconcepibile il terzo, come inconcepibile il quarto, si consola Chiesa che ha segnato finalmente in campionato, però sono veramente magrissime consolazioni. È giusto anche che l'Empoli faccia festa, perché per carità andare a dare 4 gol alla Juventus insomma, è una di quelle cose che ti inserisci nel curriculum, no, di una carriera. Lo faranno i marcatori, lo farà la società, perché questo resta, perché poi alla fine ci si dimenticherà di qual è stato il contesto nel quale è maturato questo risultato e sugli almanacchi rimarrà Empoli 4, Juventus 1, come è normale che sia, ecco. Però detto questo, veramente io stasera non mi sento di condannare nessuno, ma perché, anzi, ripeto, l'approccio iniziale della Juventus mi era sembrato addirittura fin troppo promettente perché era partita bene la Juve, quindi sembrava che tutto quello che era successo fino a pochi minuti prima potesse avere l'effetto auspicato alla vigilia, cioè entrare di qua e uscire di là, perché già la squadra era collaudata. Evidentemente, ragazzi, evidentemente, cioè, sono persone anche loro, sono uomini anche loro.
e questa penalizzazione che peraltro aritmeticamente non andava a precludere la partecipazione alla prossima Champions, limitandoci a questa, no? Perché battendo il Milan e provando a vincere magari anche l'ultima giornata, sperando che il Milan non faccia punti, e tu riesci ancora ad andarci, però sai benissimo che questa Champions, che questo piazzamento ti verrà tolto nel prossimo filone. Quindi è normale, ed è normale che umanamente un gruppo possa anche crollare, come ci eravamo detti giusto qualche video fa, insomma, era prevedibile che potesse succedere una cosa di questo genere. È chiaro che adesso deve subentrare, magari è facile dirlo, no? Quel pochino di orgoglio, visto che c'è Juve Milan domenica, e visto che ci sono anch'io, tra l'altro lì, vabbè, questa è una cavolata. Visto che c'è Juve-Milan domenica, magari tirare fuori un po' di orgoglio, visto che si tratta di una partita comunque sempre prestigiosa, e sono di fronte due formazioni di grande blasone, di grande tradizione. Però questo è un crollo. Adesso mi stanno uscendo i titoli dei vari siti, eccetera. E quando c'è il crollo, la parola crollo cosa vuol dire, ragazzi? Uno cade in maniera verticale. E se una squadra come la Juve contro l'Empoli cade in maniera verticale, non è perché l'Empoli è più forte della Juve o perché l'Empoli gioca meglio della Juve, crolli, perché stasera sarebbe, ecco, se fosse stata la Cremonese magari, però sono al di là delle battute, cioè crolli perché non c'è, cioè, perché la testa va via, perché ti dici, ma io adesso chi me lo fa fare qua di sputare sangue, e quando tutto il sangue che ho sputato mi è costato la prima volta 15 punti, poi me li ridanno, poi se me ne tolgono 10, poi alla prossima. Cioè, è veramente, veramente se non è falsato questo campionato, cioè, ma anche rispetto, cioè, quello che ha detto Mourinho, ragazzi, è vero, e riguarda anche altre squadre adesso che si dicono, ma scusate, ma cioè, che modo di fare è questo? Averlo saputo prima, fosse arrivata prima questa sentenza, magari ci si poteva approcciare le partite in maniera diversa. Quindi lasciamo stare il Napoli, che ha vinto meritatissimamente questo scudetto, la lotta per accedere alla Champions. Vai, diciamocela tutta, non è normale, non è normale, non è normale, non è normale. Poi si sono arrabbiati quelli seduti sulla riva del fiume perché speravano in 80 punti di penalizzazione. Mi dispiace per loro, però insomma adesso qua mi sembra veramente allucinante. E poi ci sono le parole di Calvo, sulle quali magari torniamo domani, visto che adesso è venuto anche il momento di salutarci. Le parole di Calvo, che ha confermato incondizionatamente Allegri. Io continuo a pensare che siano parole per il momento, non definitive. Continuo a pensare che a fine stagione ci sia effettivamente questo summit, questo briefing nel quale l'operato di Allegri verrà sicuramente valutato, e poi la società, insomma, prenderà le sue decisioni. Ma questo io credo a prescindere da questo crollo mentale che c'è stato questa sera contro l'Empoli. Iscrivetevi al canale e naturalmente ci vediamo domani. Ciao ragazzi.